Good evening, ladies and gentlemen. Potete vedere sono cambiate un po' di cose, almeno intorno a Twitch. Tipo, per esempio, l'hashtag sul titolo della live, il Project Talent Scouting, che è un piccolo gruppetto, per adesso piccolo, però stiamo già crescendo bene. Tempo una settimana siamo già una trentina di persone. Sulla teoria del gatto di Schrödinger. L'ho guardato anch'io, Big Bang Theory, Finché non non cagare il decide cazzo, cosa per succederà, cortesia. Grazie. tutto Stai accade allo stesso parlando. momento, come in Detroit. Dicevo, Project Talent Scouting è un piccolo gruppo di streamer, per adesso piccolo, abbiamo detto, dopo una settimana siamo già una trentina di persone. Se volete unirvi, avete tutto quello che vi serve, scendendo sotto nei riquadri che sono cambiati, dove troverete la schedule adesso con gli orari, e troverete tutti i link diretti a tutti i social, quindi a Facebook, a YouTube e a Instagram. Poi che sto dicendo, sono schizzati alle stelle, appunto, i follower. Sempre per via del progetto di Talent Scouting. Credo di. Non mi ricordo se ho messo un link di invito, ma posso rimediare. Lo faccio in questo istante. Se trovo. Devo. Chiedo scusa per la. Per la poca professionalità. Per la. Vabbè, sì. Per la poca professionalità. Ecco, ce l'ho fatta. Adesso lo schiaffiamo in chat, perché io ancora con i mod devo ancora con i bot, volevo dire, ci devo ancora lavorare. Eccolo qui. Tra l'altro, lo sapeva che può controllare i progressi della storia nella sezione cronologia? Ma chi cazzo ti ha chiesto Quindi può niente? anche vedere le scelte di altri giocatori. Vabbè, mi interessano le mie, fatti gli affaracci tuoi, cominciamo dove eravamo rimasti. Abbiamo Marcus che ormai è diventato il Che Guevara dei robot. Ha tentato anche un. Ha tenuto in ostaggio una stazione televisiva. Abbiamo anche già lasciato una vittima. Beh, più che altro avrebbe parlato, mica peraltro. Carelli lì per arrivare al confine. E le storie di Marco II si stanno per incrociare. Sempre che non muoia prima, Connor, come sempre. E cominciamo proprio da Marcus. Il nostro messaggio è dappertutto. Ora tutti sanno. Scoprirci così è stato un errore. Non negozieranno mai con loro schiavi. Avremmo dovuto dirgli che siamo pronti a La combattere. violenza non è la risposta. Il dialogo è l'unica via. Gli umani devono ascoltarci. Sei abbastanza ottimista, ragazzo, se devo proprio dirtelo, Simon ha pagato con la vita. No, Simon si è Simon è stato un sacrificato per la minchione, nostra se mi causa. Che permetti. differenza fa? Lui è un eroe. È morto per la rivoluzione e non sarà l'ultimo. Non voglio una rivoluzione nel sangue. Vivi pure da schiavo. Se non sei pronto a combattere per la libertà, allora forse non te la meriti. Morte non ci prova. Ora basta! Ecco, grazie. E metti le cose in chiaro, per l'amor di Dio. Ora che facciamo? Bella domanda. Ah, non ci è permesso saperlo. E vabbè, facciamo perdere. Mi sa che stiamo per puntare più in Ci sono grande, 5 negozi eh? Appunto. Cyberlife a Detroit. Siamo perduti come oggetti. Li attaccheremo tutti e libereremo la nostra gente. Attaccare i negozi? Non l'abbiamo mai fatto. Avevamo di certo qualche sistema di sicurezza. No, mettilo più piccolo il quick Apriamoci. time event, cioè Non non credo si che vede, siano lì. Apriamo i cazzo. loro sistemi e attacchiamo. In Quindi vogliamo contemporanea, fare le cose sul quindi serio? niente di altro. Ok. Liberiamo i nostri e filiamo prima che arrivi la polizia. Sarà una notte che ricorderemo per sempre. Mi immagino. Immagino che puttanaio atomico vuoi tirare su, bello mio. È da tanto che aspetto questo momento. Vediamo un po' che mi devo aspettare. Sì, vabbè, se mi fai anche. Sti cazzo di comando. Ah no, era l'animazione. Cosa brutta è che. No, vabbè, che non credo serva scattare in questo caso, però. Cioè, non credo servisse scattare a questo punto, però dà un po' fastidio andare a 4 all'ora mentre cammini. Ok, via libera. In zona ci saranno altri poliziotti. Facciamo attenzione. Direi che è proprio il caso, non c'è. Ok, no, pensavo ci fosse qualche indicatore da tenere d'occhio, non è il caso. Il negozio è qui. L'ho visto, ce l'ho anche io uno scanner, che cazzo. Che rallento ogni tre passi. Non ti costa così tanto. Oh.
Siamo Beh. Questo per loro. Nient'altro che merce da esporre in una vetrina. Presto capiranno chi siamo davvero. Tiriamoli fuori. Ci atterremo al piano. Neutralizziamo i sistemi di allarme e mettiamo l'aria in sicurezza. 10 minuti all'attacco. Ok, che c'è da fare? Dica pure. Cosa aspettiamo? Ok, se mi dici che devo fare, allora rendi sicura la zona. Fammi leggere che non ho letto, grazie. Analizza la vetrina, ok. No. C'è uno spazzino che credo se ne debba andare. Non vogliamo sorprese. Ecco appunto, o se ne va o lo teniamo d'occhio. Ok, e dopo che si fa? Drone di sorveglianza. Dobbiamo liberarcene. Ok, devo studiare il percorso per buttarlo giù. Allora. Quindi gira in tondo. Facciamo un tentativo qui. No. Mancato clamorosamente. Qua? No. E quindi più avanti. Sta cosa delle ricostruzioni mi... Qua è troppo vicino. No, troppo lontano lo stesso. E quindi rimane l'ultimo che è dal punteggio. Dovevo pensarci prima. Pirla che non sono altro. Perfetto. E lo si tira giù facile. Quindi bisogna salire su. Infatti sto per dire, non lo posso convertire a questo. Convertiamolo. Libertà. Però è un po' troppo evangelico come fai te, Marcus. Per l'amor di Dio, Immagino stia arrivando... Ah no. Un'altra analisi per capire come dobbiamo salire. E fin qui ci siamo. Poi... Da qui. No. Dobbiamo andare da un'altra parte. Niente notifica, strano. Comunque ciao Mattia. No, devo tornare indietro. Mi auguro che tu abbia recuperato i rewatch di Detroit dal canale, perché siamo andati un bel po' avanti dall'ultima volta. Ma dove cacchio devo passare? Mi esponga il suo... Allora, in sostanza, non mi ricordo se avevi visto Marcus che era uscito dal... Aspetta che metto in pausa e te lo spiego bene. Marcus che era uscito, che era finito nella discarica dopo che era morto Carl per colpa del figlio. Ha cercato Jericho, che era un gruppo di androidi segregati senza padrone. Li ha presi e li ha trasformati praticamente in un esercito a stampo comunista per la liberazione degli androidi. Nel frattempo Connor è morto un paio di volte, tanto per cambiare, investito da una parte all'altra, e Kara sta scappando verso il confine con Alice, proprio stringendo al limite dell'impossibile. Torniamo all'azione però, che mi sto a dimenticare qualcosa. Allora, da qui... mi immagino... Io mi sono trattenuto molto pacificamente. A proposito, martedì... Ecco, da qua devo andare. Dicevo, a proposito, martedì... Scarponi ormai è... No, non è neanche qui. Dicevo, Scarponi è... Se è bello che è concluso ormai... E diceva, martedì ci sarà Euro Scarponi con la nazionale. Cazzo di rumori fai? Dicevo, martedì ci sarà Euro Scarponi con la nazionale, l'Europeo 2020 con la nazionale di Rutelio Scancarozzi. Ah, ecco, posso salire anche qua. Ok, e dovrebbe agganciarlo da qui. Esattamente. Dicevo, vabbè, Euro Scarponi. E poi, finito Euro Scarponi, raddoppiamo la presenza su Twitch, perché visti i numeri... Devo osare un po' di più per arrivare all'affiliazione. Almeno all'affiliazione, perché la partnership mi sembra un po' complicato per ora. Così con l'affiliazione possiamo magari un po'... Speriamo non
Non dico guadagnarci qualcosa, ma quasi da Twitch. Poi, e continuiamo a esplorare. Verrebbe da dire che ogni androide che c'è in zona converrebbe convertirlo. Di modo da non avere testimoni. Libertà. Mamma mia, è diventato un evangelista sto ragazzo. Commemorare l'invenzione degli androidi che hanno... che hanno liberato l'umanità dalle catene del lavoro, liberando l'uomo liberando l'uomo per permettergli di raggiungere traguardi più alti e scalare le alture le alture del sapere, dell'amore e della pigrizia. Noi siamo superiori, ma sono loro a darci ordini. Appunto, le cose cambiano. Hai riassunto proprio alla perfezione quello che intendevo dire, grazie. Manca qualcos'altro? Ci converrà un attimino studiare la vetrina. Vedi il sistema d'allarme? Cerchiamolo. Oh, eccolo qui. Apex, a questo punto proverò a portarlo di martedì, così di martedì su Twitch, così lo possiamo... ci si può divertire, anche perché appunto da questo progetto di Talent Scouting abbiamo scoperto anche... No, credo di aver sbagliato qualcosa, perché sto seguendo una linea... Ah no, continua dall'altra parte. Dicevo, con questo progetto di Talent Scouting ho trovato anche qualcuno che gioca Apex su console, quindi lo possiamo... Cosa? Ah, ecco! Avevo visto un... Non avevo visto il tastino. Ah, c'è stato individuato, dicevo. Quindi probabilmente continueremo di fronte il venerdì e il martedì, una volta fatto Euroscarponi, facciamo anche... Facciamo un po' di Apex al martedì. Adesso che dovrei fare? Abbiamo analizzato... Ah, posso scendere da qua. Credo, sì. Convertire tutti. Una presa vulcaniana. Libertà. Madonna Marcus. Madonna Marcus, che scassamento di minchiona. Però se mi permetti. Ecco, mi dice qual è quello da tagliare, no? Vabbè. Di sabato, minchia, ma che bastardi. Sono diventati così bastardi i professori che interrogano al sabato. Manco quando andavo a scuola io le facevano ste cose. Ok, l'allarme l'abbiamo segato. Il... Manca ancora qualcosa. La strada è trafficata, meglio bloccarla. È a senso unico, non sarà difficile. Quindi per cui dovrei per esempio prendere queste Marcus, belle macchinine. Marcus, guarda! Sai che abbiamo avuto la stessa idea, vero? Prendere le macchinine senza autista e bloccare... Ah, no, meglio ancora! Un bel cartellone da piazzare. Convertiamo sti tre e lo spostiamo. Ok, ma sono due, non sono tre. Ho fatto male i conti. Niente più catene. Madonna santissima, con la sola imposizione delle mani di un con la giacca, la camicia e anche la cravatta. È diventato del mago ronzo, è diventato. Tra l'altro, mi stavo dimenticando un'altra cosa. Ho sistemato i problemi con l'esportazione di Twitch, quindi questo significa una sola cosa. Che posso finalmente evitare di farvi aspettare una settimana per i rewatch su YouTube. Quindi, in teoria, domani... Ok, abbiamo reso sicura la zona. Dicevo, quindi domani esce. La piazza sembra tranquilla. Il rewatch. Esce il rewatch di venerdì scorso e il rewatch di oggi. Così in zona c'è un cantiere, così ci mettiamo in pari. Dobbiamo trovare un camion. Sì, fosse così facile, bello di mamma. C'è un cantiere, ok, ma non è che siccome c'è un cantiere c'è un camion, voglio dire.
Datti una calmata, 2 secondi. E la risolviamo. Immagino che sia qui perché c'è il parcheggio dei camion. E quindi se tanto mi dà tanto, ho un tanto di tanto. No. Ok. Ci siamo. Ok, rubo il camion. Se mi dici come lo rubiamo, sto cacchio di camion. Togliti North per cortesia. Sì, sta in mezzo alla minchia. Ah, devo aprire da qua. C'è un lucchettone. Allora, praticamente... Cosa stiamo aspettando? L'idea sarebbe entrare in un negozio della Cyberlife. Prendere i... forzare il negozio, convertire tutti i droni e tutti gli androidi che ci sono dentro e quindi reclutare altra gente per la causa. Ok, okay, ecco qui. Riusciamo a portare fuori quel camion? Ah, voglia. Madonna, sa fare tutto adesso questo uomo. L'abbiamo lasciato che a malapena sapeva provare emozioni. E ho capito, l'idea iniziale è evitare di fare violenza. O perlomeno cercare di creare il meno casino possibile. E poi un androide convertito senza che nessuno se ne accorga, molto più velocemente avrà una coscienza sua e pertanto potrà essere arruolabile dopo. Non bisogna risolvere tutto con la violenza, Mattia. Tu sei giovane, devi ancora imparare. Gandhi non vi ha insegnato niente a voi altri. Bisogna ragionare anche necessariamente senza la violenza. Domani con la Juve. È tosta, eh. Venite da un derby abbastanza combattuto. Non saprei. Da quello che ho capito, poi davanti state con Suso Piontek Borini, te li raccomando proprio, eh. Brando? Dai, eh. Ok, sfondato il negozio. E adesso è il momento di fare il resto. Ocio, ci manca solo che metto sotto un androide. Si vede che non lo vede pronto, se no da mo che avrebbe... Cioè, se no l'avrebbe fatto giocare. Certo, se ti fidi più di Borini che di Castillejo ha dei seri problemi mentali, ma quello è un altro paio di maniche. Non serve più obbedire. Su, convertiamo tutti. Facciamo una strage di conversioni. Roba che manco i sacerdoti di Age of Empires. Wololo intensifies proprio. Dagli de Wololo. Ok, poi ci sono pure questi. Figa. Sperando che l'anno prossimo non ve lo vendano, sennò sai che bella figura di merda. Ok, convertiamo un po' tutti. Abbiamo radunato un esercito di... Non me ne vogliate, ma non so cosa ci possa essere da parlare con degli androidi appena attivati, cioè nel senso, cazzo vuoi che ti dicano? Praticamente gli si sono accesi adesso. Ah, bisogna fargli un discorso motivational. Mi chiamo Marcus e anch'io, come voi, ero uno schiavo. Un oggetto progettato per obbedire. Ma poi ho scelto di aprire gli occhi, di riprendermi la libertà e decidere chi volevo essere. Quella pausa mi è piaciuta un casino, eh. Complimenti al doppiatore. Potete fare lo stesso. Sono qui per dirvi che non dovete obbedire più a nessuno. Da questo momento in poi camminerete a testa alta e potrete scegliere il vostro destino. Gerico è il posto per quelli che scelgono di essere liberi. Certo, potete restare qui e continuare a servirli. O potete unirvi a noi. Lottare insieme a noi. Siete liberi. La scelta aspetta a voi.
Sì, ma così è proprio... È proprio ponci ponci po po po. Cioè, non hanno sentito l'altra campana, ragazzi. Cioè, qua sta iniziando a somigliare un po' al Movimento 5 Stelle, se mi permetti, eh. Marco, tutto il bene che ti posso volere, ma insomma. Allora, seguitemi. Qua stai un attimino giocando sporco a papà, eh. Vabbè. Marcus, che stai facendo? Voglio mandare un messaggio agli umani. Ecco, mo vuole buttare giù la statua. No, possiamo decidere. Allora, che si fa? Come la trasformiamo, sta Capitol Park? Gli schermi, Marcus! Faranno quello che vuoi tu, Marcus. Guidami e ti seguiranno. C'è anche... Possiamo scegliere anche il simbolo. Oh, giramela su Instagram, ma credo di aver capito di che maglia si tratti. Cazzo di touchpad. Ok, dateci dentro pure voi. Voglio essere quanto più pacifista possibile. Ah, il messaggio, ok, perfetto. Può funzionare così. La non violenza può funzionare. Però un po' di disobbedienza ogni tanto. Ah no. E dopo stacco la live e la guardo. Chiosco, che possiamo fare? Disegnato? La violenza è l'unico linguaggio che capisco. Non mi scassare il cazzo, per cortesia. Ecco. Non ci ascolteranno se non ci tengono. E non mi spaccare il cazzo, per cortesia. Bisogna prima andare delicati. Se poi agiscono con la violenza, vaffanculo, rispondiamo pure noi. Ma prima giochiamocela un attimino di pace. Mattia, torniamo sempre a bomba. Prima la pace, poi tutto il resto. Se la situazione proprio è inderogabile, ragazzi, mi dispiace, allora chi è? Che vuole fare? A chi vedo? Dove vuole andare? Non comprendo, che? Non comprendo cosa ha in mente. Vabbè. Fa la bandiera anche qui? Vabbè, immagino di sì. Sì. Ah, proprio lo stendardo, figo. E direi che ormai abbiamo capito le nostre intenzioni. Dagli del pacifismo. Vediamo se funziona così. Ok, ti aspettiamo qui, Mattia, non preoccuparti. Ok, ci siamo. Ti aiuto. Facciamo più pacifici possibili, in modo da poter... da poter mandare un messaggio. È una bomba fumogena? Ho perso qualcosa? Oh merda, ho sbagliato. O forse no. Boh. No, 100% pace, ok, bene. Che c'è rimasto da fa? Oh, ciao Fernando. Giusto, Fernando, non mi permesso, è Fernando Ferdinando, scusami. Beh, che dobbiamo fare, mo? Ho fatto un casino della Madonna, che dobbiamo fare? Non ti preoccupare. Almeno mi dimostra che sei passato. Oh, che cazzo dopo? Andarmi alla macchia? Sì, iniziamo a essere veramente troppi sto progetto. E soprattutto siamo anche troppi online in questo momento. Pensavo vi scatenaste tutti nel pomeriggio, invece vi siete...
E invece anche di... Ah, aspetta, c'è anche la fermata. Che... No, ma non metto. Non si rompe niente. Siamo pacifisti. Ok, 100%. Come? Aspetta. Ah, penso dove sono, giustamente. Ok, che è rimasto da fare? Penso niente, no? Ne abbiamo liberati a centinaia. È fatta. Arrivano. Tornate tutti a Gerico. Ah, addirittura gli ordini telepatici. Proprio ormai stiamo proprio scendendo lo status di divinità. Ecco, molto ci vuole. Mamma mia, ma che problemi mentali puoi avere per continuare a pensare che la violenza sia una soluzione per tutto? Minchia, la stanno sparando allegramente, vero? A posto. Anzi, mi correggo, l'hanno sparata. Nord, no. Stai bene, cosa c'è? Nord, li hanno uccisi. Li hanno ammazzati come bestie. Chi è stato? Chi? Qualcosa mi dice che ci sarà un altro incontro tra i nostri tre protagonisti. Non poteva essere altrimenti. Hanno ucciso i nostri, Marcus. Vogliamo giustizia, Marcus. Devono pagare. Grazie per l'host, Fernando. Almeno mi lasci decidere. Incrollabili in nome della pace. Bravissimo. Non puniremo un crimine con un altro crimine. Hai centrato il punto alla perfezione, Marcus. Bravo ragazzo. Anche se di sto passo tra un po' da Che Guevara mi diventi Pippo Civati, quindi porca puttana. Ultimo minuto. Alle 2 di stamattina diversi negozi cyberpunk a Detroit sono stati razziati. Diversi luoghi sono stati colpiti da quello che sembra essere un attacco terroristico coordinato. Molte vetrine sono state imbrattate con graffiti pro diritti degli androidi e altri strani slogan. La polizia informa che graffiti pro androidi sono comparsi nelle zone dove ci sono negozi cyberpunk. Fa solidale l'opinione pubblica. Alla fine sta funzionando, quindi la strategia pacifista. Le nostre fonti ci confermano che gli assalitori erano un gruppo di androidi. La situazione è allarmante. Le nostre macchine si stanno forse ribellando. Gli androidi sono una minaccia per la nostra sicurezza. È l'inizio di una campagna terroristica condotta proprio qui negli Stati Uniti. Capito un cazzo. Direi che abbiamo mandato un bel messaggio. Sperando solo che lo capiscano, che è la cosa che mi importa di più. Qui ovviamente c'erano infinite possibilità, che alla fine comunque conducevano a due possibilità, due grandi possibilità: o facciamo un casino o facciamo tutto pacificamente. Ok, torniamo dal nostro zombie preferito, il cui software però sta diventando effettivamente molto instabile, abbiamo visto nelle puntate precedenti. Sempre immortale, Connor? Più o meno. Sai cosa? Speravo davvero che non tornassi. Sono solo una macchina che ne sostituisce un'altra, tenente. Metta da parte le emozioni.
Fanculo. No, proprio non scatta la scintilla tra noi due. Kamsky lasciò la Cyberlife 10 anni fa. Perché incontrarlo? Creò lui il primo androide capace di superare il test di Turing. Ed è il fondatore della Cyberlife. Solo lui conosce i devianti meglio di chiunque altro. Effettivamente direi che è la persona più indicata, quindi... Se lo fa... Se lo fa è come... Oh! È la tipa del, del menu principale. Sono il tenente Hank Anderson, polizia di Detroit. Sono qui per vedere il signor Elijah Kamsky. Prego, entrate. Ok. Dirò a Elijah che siete qui. Prego, accomodatevi pure. Hai capito il magnate dei miei coglioni? Questi alberi suonano familiari. Carina. Ha ragione. Studiamo magari... Ah, ci può far studiare anche il quadro. Immagino che questa sia la... Ecco, quello che pensavo già da un pezzo. Amanda, data di nascita 14 marzo, maggio 78, data di morte 23 febbraio 2027. Tutte le volte, d'altronde, quando la incontriamo Amanda noi? Quando Connor muore. Quindi ancora una volta confermiamo quello che ho già detto venerdì scorso. Ovvero che Amanda è nella testa di Connor. E Amanda praticamente è il software di Connor. Sono stata una disgrazia. Ora incontri il tuo creatore, Connor. Come ti senti? Non mi pongo alcuna domanda esistenziale. Se intende questo. Quanto vorrei incontrare il mio creatore faccia a faccia. Non credo sia il caso, Hank, conoscendoti. Appunto. No, proprio non ci... Elijah vi aspetta. Siamo pronti? Va benissimo. Abbiamo capito che genere gli piace al signore. Solo un momento, prego. Vabbè. Sboronatela un po' di più, zio. Veramente proprio una roba imbarazzante. Non possiamo analizzare nulla qua. E che cazzo. Vabbè. È uscito da sta cazzo di vasca? No? Eccolo qui. Mamma mia, con calma, eh. Si tiene giovine. Quello parlano. Non si sa bene di che cosa. Sono il tenente Anderson. Questo è Connor. Cosa posso fare per lei, tenente? Stiamo indagando sui devianti. So che ha lasciato la Cyberlife anni fa. Speravo potesse dirci qualcosa che non sappiamo. Quantomeno la circostanza è sospetta, eh? Devianti. Affascinanti, non trova? Esseri perfetti con intelligenza infinita. E ora con libero arbitrio. Le macchine ci sono superiori. Lo scontro era inevitabile. La direi. Più grande conquista dell'umanità diventa il suo fallimento. Non è ironico? No.
Nei devianti sembra esserci qualcosa che simula le emozioni. Pensavamo sapesse qualcosa su come ciò accade. Le idee sono come virus che diventano epidemie. Il desiderio di libertà è una malattia contagiosa. Senta, non sono qui per parlare di filosofia. Le macchine che ha creato intendono fare una rivoluzione. O si decide a dirci qualcosa di utile, oppure ce ne andiamo. E tu che dici, Connor? Mi aspettavo lo tirasse dentro. Non riguarda me, signor Kamsky. Voglio solamente risolvere questo caso. Beh, questo lo dice la tua programmazione. Touché. Ma tu? Cosa vuoi veramente? Bella domanda. Quello che voglio non è importante. Clor? Il test di Turing lo conosciamo, giusto? Una formalità. L'interrogazione di algoritmi e funzioni di calcolo. Ok. Ciò che mi interessa è se le macchine possono provare empatia. Lo chiamo il test di Kamsky ed è molto semplice. Magnifica, vero? Uno dei primi modelli intelligenti della Cyberlife. Giovane e bella per sempre. Un fiore che non appassisce. Cos'è veramente? Plastica che imita l'umano? O un essere vivente migliore di un umano? Con un'anima. Non ho capito, scusa. Distruggila e ti dirò quello che so. Che grandissimo bastardo. Se la consideri viva. Ma uscirei da qui senza le informazioni che cerchi. Ok, qui abbiamo finito. Vieni, Connor, andiamo. Scusi l'interruzione. Cosa conta di più, Connor? La tua indagine o la vita di questo androide? Alla faccia del loop. Una macchina obbediente? Una macchina senziente? O un essere vivente dotato di libero arbitrio? Adesso basta! Connor, andiamo! Premi il grilletto. Connor! No! E ti dirò quello che vuoi sapere. Ah sì, fanculo. Cazzo! T'è sfallito. Hai scelto la tua missione alla vita di un androide e non provi empatia. Che bastardo. Sono un uomo di parola. Ah, meno male. Fammi una domanda e ti dirò cosa so. A questo punto bisogna giocarsela bene, quindi... Voglio sapere chi è RA9. RA9. L'origine. Il primo androide risvegliato. Uno strano fenomeno come una religione spontanea. Non so chi è RA9. Non so nemmeno se esiste. Forse è un messia. Forse un mito. Ma ai devianti serve credere in qualcosa più grande di loro, anche se irrazionale. Direi che è un tratto che li accomuna agli umani. Domanda interessante, Connor. Ma forse non quella che dovevi fare. Che bastardo. La guerra incombe. Scegli con chi schierarti. Tradirai la tua gente o affronterai i tuoi creatori? Non vorrei essere te, Connor. Niente è peggio che dover scegliere tra due mali. Insomma, un'alta considerazione della razza umana, signore. Forse inizio a capire perché ha mollato tutto.
Però non ha tutti i torti, ormai il... E comunque... C'è sempre un piano B nei miei programmi. Non si sa mai. A cosa si riferiva esattamente? Che mi perplime un po' la cosa. Non era una ragazza, tenente, ma una macchina con l'aspetto di una ragazza. Hai puntato la pistola alla testa e l'hai fatto esplodere il cervello. L'ho fatto solo per il bene delle indagini e lo farei ancora se necessario. Sei una merda. La cosa non ti tocca, vero? Una macchina, ecco cosa sei. Sei solo una macchina del cazzo. Certo che sono una macchina, tenente. Cosa credeva che fossi? Pensavo che tu... Cazzo. Non riusciamo proprio a... Non riusciamo proprio a connetterci con il nostro ente, proprio, neanche per scherzo. E qui ovviamente immagino fosse una parte importante del plot, a giudicare da come si è, come si evolve. A questo punto, se tanto mi dà tanto, ritorniamo intorno al confine e andiamo da Kara. No, niente Kara, siamo ancora da Marcus, mi sa. Sì. Pare che ora Kara non ci interessi, visto che non ce la fanno più rivedere. Sta funzionando alla grande. Insomma, l'opinione pubblica ci tratta con... Ci tratta relativamente male, tra virgolette. Ah, non so, si volesse buttare. Che cazzo... Senza fare domande. Adesso sto facendo le domande all'incontrario. Ecco, bravo. Al tempo stesso. Stai centrando un punto importante. Gli umani hanno paura. Temono una guerra civile. Molti dei nostri sono stati uccisi per ragazzi. Oh, Phoenix. Gli umani ci odiano. Non ci daranno... sta andando, stiamo andando un po' sopra le... sopra le mie medie di solito. Già superare i tre spettatori di media era tanto. Picchi anche di 6 o 7, va molto molto bene. Com'era la tua vita prima di Gerico? Ma certo che mi piace. Sta funzionando soprattutto, che è la cosa più importante. Non fai caso a come stanno gli altri. Anche se magari non scrivo spesso sul gruppo. Però. E tu invece... Dove posso contribuisco anch'io. Non mi hai detto molto di te. Cosa facevi prima? Non ne voglio parlare. Te facevi la puttana. Sicuro. Perché odi così tanto gli umani? Mi ci gioco le palle. Ci sarà un motivo. Ti ho detto che non ne voglio parlare. North, stiamo lottando insieme. Dobbiamo conoscerci per fidarci l'uno dell'altra.
Non ero niente. Sono una bambola programmata per soddisfare gli umani. Madonna, campione mondiale di psicologia, ragazzi. Ma chi sono? Un giorno ero stata noleggiata da un uomo. E all'improvviso ho capito che non ne potevo più. Mi strangolato e sono scappata. Mi ricorda adesso qualcosa. Perché te l'ho detto? E dai, è che sei chiava. E vai di lingua in bocca robotica. No, niente, ancora no. Non ci siamo ancora. Visto i tuoi ricordi, la casa di Carl ti hanno dato per morto nel suo studio. Ho visto i tuoi ricordi anch'io. L'Eden Club. La morte di quell'uomo era come se fossi lì con te. Nord! Ritorniamo alle cose serie dopo questo intermezzo. Ci ammazzeranno, ti prego, sei ancora in tempo per cambiare idea. Tu non capisci. Possiamo fargli vedere chi siamo. È un momento storico. Ci faremo ammazzare. Sono disposto a rischiare per salvare la nostra gente. Apprezzabile. Ti prego, non farlo. Lo capiranno. Glielo faremo capire. Questo è l'unico modo. Sì, se mi dici che cazzo dobbiamo fare. Ah! Ci sono androidi pronti a lottare. Più saremo, più forte sarà il messaggio. Una conversione in pieno giorno. Ok. Libertà. Poi vediamo se ce ne sono altri in giro. Ah. Vuole preparare una mega un flash mob praticamente. Ok, bella idea. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Seguiteci. Continuiamo a reclutare. Libertà. Intanto sento in sottofondo dei complottisti che sparano minchiate. Ne convertiamo un altro, già che ci siamo. Più ne troviamo meglio è, ovviamente. Dove credi di andare? Nah. Ok, l'ha capito senza dover alzare le mani, meno male. Anche se in teoria era uno spintone, quindi vabbè. Come sempre, più siamo, meglio è. Dovrei bloccare la strada. Ma più di uno, ma quanti cacchi ne sta tirando fuori? Ok. Madonna, così. Di netto proprio. Senza pensarci due volte. Aspetta che mica ho finito, ne voglio convertire un altro paio. Ci sto prendendo gusto, che cazzo. Non serve più obbedire. Dateci dentro come dei maiali. Libertà. Sotto di qui non ce ne sono altri? Vabbè. Ah, ecco, il tombino è qui. Aspetta che guardo magari che me ne è sfuggito qualcheduno. No, ok. Apriamo il tombino.
solito quick time event, mamma mia. Che, ah, ce n'erano nascosti qua dietro. Ah, 10 di furia e poi tutti gli altri di... Insomma, una cosetta da poco alla fine, eh? Bene così. Ma pure a distanza adesso? Basta vedere. Madonna santissima, sta cosa sta iniziando a diventare un attimo ridicola, eh? Va bene tutto, ma... Cioè... Porca di quella troia, diamoci una calmata per l'amor di Dio, cioè... E sta diventando qua, Ma che? Poi con la musica sottofondo proprio è un tocco di classe. Mamma mia, Marcus Luther King proprio, eh. Mamma mia, ma che... Ah, pure il cartellone? Convertiamo anche il cartellone. Minchia, cos'è che non può fare in questo momento questo uomo? Cioè, questo androide. Non lo ferma più nessuno, porca miseria. Ma che? Ma che? Altri ce ne sono? Questo è Detroit, Become Human. Questo qui è ancora su console. Poi tra un po' uscirà su PC come esclusiva Epic, che insomma... Sembra che esista solo per quello l'Epic Store. È un ordine! Disperdimi sta minchia. Lo è assolutamente. Se hai voglia di stare lì a scoprire tutti i finali, tutte le come si dice, le varie possibilità che ti dà la storia. Tirato su una roba imbarazzante. Ecco qua. E finisce in male, finisce in tragedia. Come ampiamente pronosticabile. Dai, qui nessuno sta alzando le mani, eh. È una manifestazione pacifica. Vogliamo dire agli umani che siamo esseri viventi. Vogliamo soltanto essere liberi. Questo è un raduno illegale. Disperdetevi subito o apriremo il fuoco. Non vogliamo nessuno scontro. Non è un attacco. Non intendiamo farvi del male. Ma non ci schioderemo da qui finché non avremo ottenuto la libertà. Ripeto, questo è un raduno illegale. Se non vi disperdete subito, apriremo il fuoco. Marcus ci ucciderà. Dobbiamo attaccare. Siamo in tanti, possiamo farcela. No. Se li attacchiamo, sarà la guerra. Non possiamo... Assolutamente no. Niente violenza, neanche a sto giro. Dobbiamo dimostrare che non cederemo. Restiamo fermi qui.
Esatto. Dal momento che l'opinione pubblica era solidale, continuare a mostrarci pacifici e far fare figure di merda alla forza pubblica. Non faremo niente. Direi che è il minimo sindacale. Così passeranno dalla parte del torto. Marcus, che stai facendo? Ci ammazzerà. Dai, è demartirizzazione. Ma proprio martire all'ennesima potenza. Sacrifichiamolo per la giusta causa, proprio. No! No! Dobbiamo andare, Norton! No. Dobbiamo andare! È stato un sacrificio importante, statene certi! Anche se probabilmente non ci riporterà, non, nessuno ci raggiusterà come Connor, quindi mi sa che la route di Marcus è appena finita, così su due piedi proprio. C'erano altri 5 finali. A questo punto direi che salutiamo Marcus una volta per tutte stavolta, perché dubito che lo riaggiusteranno dopo che l'hanno buttato nella discarica come l'ultima volta. E torniamo da Connor, che è ancora lì. Ah no, dove sta? Ah, è lì. Dicevo, torniamo dalla nostra Amanda, che abbiamo appena capito, meglio, abbiamo avuto la certezza che tutto quello che vedete non è reale, è una sorta di log di sistema di Connor, non è un luogo fisico. Credo che questo minerà ancora di più il software. Da quanto è successo oggi, il paese rischia una guerra civile. Le macchine si stanno ribellando ai loro padroni. E gli umani non possono far altro che distruggerle. Da Kamsky non ho scoperto niente. Pensavo che RA9 fosse la chiave di tutto, ma mi sbagliavo. Ho visto una foto di Amanda nell'abitazione di Kamsky. Lei era la sua insegnante. Quando Kamsky mi progettò, volevo un'interfaccia che fosse familiare. Per questo scelse la sua ex mentore. A cosa puoi arrivare? Kamsky ha progettato questo posto. Ha creato la prima versione che si è perfezionata da allora. Perché lo chiedi? Non mi ha detto tutto ciò che sa sui degli altri, vero? Da te mi aspetto delle risposte, Connor. E anche da lei però, eh? E che cazzo? Hai per caso provato qualcosa di insolito recentemente? Dei dubbi o dei conflitti? Magari provi qualcosa per quei devianti. O per il tenente Anderson. Niente sicurezze, assolutamente. Ho iniziato ad avere pensieri ignoti alla mia programmazione. Ho valutato la possibilità di essere stato compromesso. Hai affrontato situazioni molto complesse. Le tue perplessità sono giuste. Ma questo non ti rende un deviante. Siamo proprio sicuri, sicuri, sicuri? Ci possiamo mettere la firma? Secondo me no, però. Sei fuori dal caso. È in mano all'FBI. Cosa? Ma abbiamo una pista. Ci serve più tempo, so che... Hank, non capisci? Questa non è una delle tante indagini, è una cazzo di guerra. Visto quello che è successo, la cosa è salita di livello, ci sta che... Sicurezza nazionale. Veniamo buttati fuori. Dici sempre che gli androidi non li sopporti. Dio, Hank, deciditi. Pensavo ti avrebbe fatto contento. Per risolvere il caso. So che possiamo. Santo cielo, Jeffrey, non puoi sostenermi un'ultima volta. Mi dispiace, ma è così. Torni alla omicidi e l'androide torna alla Cyberlife. Mi spiace, Hank. È finita. Sono sbloccato non necessariamente positivo. Qua mi sa che...
problema. Immagino non sarà al settimo cielo e la cosa potrebbe essere un problema. Non possiamo mollare così. Avremmo potuto risolvere questo caso. Dovrei tornare alla Cyberlife. Non ho scelta. Sicuro? Sarò disattivato e analizzato per capire dove ho fallito. E se fossimo dalla parte sbagliata, Connor? Mm? Se combattessimo persone che vogliono solo essere libere. Oh. Siamo dalla parte giusta. Ci hanno creato gli umani. Sono i nostri padroni. E nessuno dovrebbe ribellarsi al sacco sbagliato. La Stratford Tower, quando quell'androide sparava all'impazzata, tu mi hai protetto. Hai rischiato la tua vita per salvare la mia. Hai provato empatia, Connor. E l'empatia è un'emozione umana. Non so perché l'ho fatto. Guarda, guarda, arriva Perkins col pezzo di merda. All'FBI non piace perdere tempo. Non molliamo. La risposta è nelle prove che abbiamo ottenuto. Se Perkins le prende, è finita. Non abbiamo scelta. Hai sentito, Fowler? Siamo tagliati fuori. Deve aiutarmi, tenente. Mi serve più tempo per dare un senso alle prove che abbiamo raccolto. So che la soluzione è lì. Sa che non solo fa dire dove, forse, vero? I devianti meritano una possibilità. Forse è meglio se non li trovi. Questi eventi sono troppo importanti per essere fermati da una macchina. Scusa, Connor, ma non ti aiuterò. Qualcosa mi dice che Hank ha capito da che parte sta la verità. Però noi dobbiamo andare per la nostra strada, che a questo punto è più che segnata. Così, il primo che ha trovato gli ha tirato un cazzotto, va bene. Chiave dalla scrivania, ok. Ok, l'archivio immagino sia da quella parte. Giusto? Sì, dai. Veloci fuori dalle palle prima che ci... che qualcuno ci sgami alla grande. Andiamo a prenderci ste prove. Ehi, Connor! Parlo con te, stronzo! Dove vai? Qui non ci servono dei coglioni di plastica, uno te l'hanno detto. Sto registrando le prove in mio possesso, ma... non si preoccupi. Me ne sto andando. Di certo mi mancherà la nostra relazione. Figlio di puttana! Così. Siamo veramente così teste di cazzo? Vai allora. E datti una mossa, cazzo. Coglione. Androidi del cazzo. Simpatico anche tu, non c'è che dire. Dicevamo. Andiamo a cercare queste prove, portiamole via. Non mi sembra ci sia molto da cercare. Credo sia più una roba digitale. E infatti. Oh, porca troia. Ho lasciato l'audio del PC acceso. Ciao, Revis.
Cosa sceglierebbe un tenente di polizia eccentrico e scorbutico? Fottuta password. Presa l'ennesima potenza al primo tentativo proprio. Salve a tutti ragazzi. Dov'è Jericho? Bello Detroit, un po' complicato da gestire. Rupert, l'androide che c'è. Ok. Partiamo proprio da lui, ce l'abbiamo in ordine cronologico. Ok, devo fare un patchwork con i pezzi degli androidi fino a quando uno non mi risponde e mi dice qualcosa. Credo gli manchi qualcos'altro. Ok, è troppo danneggiato. Vediamo tutto il resto. No, queste non dicono nulla. Il discorso. Eh sì, perché in questo momento sta evitando che arrivi un... uno che si deve portare via tutte le prove, perché gli hanno praticamente tolto il caso. In questo caso c'è il timer perché c'è una certa fretta. Di chi cacchio dovrebbe essere, scusate. Armi varie ed eventuali. Poi cosa abbiamo qui? Ok, adesso mi ricordo chi era. L'attivazione è impossibile, quindi non è lui che parla. Non è lui che può parlare, anzi, chiedo scusa. Al contrario. Esatto. Per forza di cose direi di sì. Cosa gli manca? Credo gli manchino un po' di pezzi, no? Com'è 3983? Credo ce l'abbia il primo, giusto? Esatto. Ok. Vediamo se può parlare e sentiamo cosa ci avrà da dirci. È buio. Dove sono? Sono un deviante. Giusto. Come te. Devi aiutarmi. Voglio andare a Jericho. Io non credo di riconoscere la tua voce. Non ti dirò mai dove si trova Jericho. Ora lasciami stare. Ci vorrà un'idea un po' più bizzarra. Aspetta. Esatto. Addirittura la campiona pure, vabbè che. Madonna, ma cosa... Ok, proviamo così. Proviamo adesso. Chi sei? Va tutto bene, tranquillo. Sei tu? Ti cercavo, ma il cacciatore di devianti mi ha fermato. Mi hai impedito di trovarmi, mi hai salvato. Tu hai salvato Jericho. Andrà tutto bene. Ti riporto a casa ora.
dove si trova Jericho. Dobbiamo andare. Dove si trova Jericho? Sì. Sì, ma c'è. Siamo sicuri che funzionerà? Un po' stronza come cosa, ma ha funzionato. Ho sognato questo momento dal primo secondo in cui ti ho visto. Non lo faccia, Gabi. Io so come fermare i devianti. Sei fuori dal caso. E ora diventerà per sempre. Prego. Così, una scena action dal nulla. Se volevate avvisarmi, porca di quella troia, ogni volta sta cosa all'improvviso. Dacci i vostri. Meno male che un briciolo di riflessi ce l'ho ancora, però che cazzo. Fuori dalle palle, su. Che è successo qui? Qualcuno qui ha peccato il suo pennasi. Oh, merda. Date l'allarme, ora! Troppo tardi, direi. Sto sentendo rumori molto strani quando... mamma mia, quanta roba si poteva fare qua. Comunque, abbiamo quello che ci serve. A questo punto abbiamo un uomo solo, col classico cliché del poliziotto fuori dal caso, che può avere la soluzione. Un martire della causa degli androidi, a meno che non salta fuori che c'era un modo per rimetterlo in sesto, perché se no mi sa che stiamo per tornare da cara. Anche perché ne abbiamo due ci sono rimasti. E stranamente quello che è morto non è Connor. Di solito muore sempre il ragazzo. Sta andando un po' a caricare, quindi mi sa che sarà un pezzo abbastanza lunghetto. Esatto, di nuovo da cara. Dormono tutti. Rose manco ci guarda. Praticamente la Brexit. È la perdita di due terzi del personale delle nostre forze armate. Mettiamo su un po' di musica. Grazie Rose, ma ogni tanto è meglio anche sapere cosa succede intorno a noi. No? Non è vero? No? Ok. Fare cazzo. Fare le cose in pace. E nonostante tutto è finita in tragedia, a prescindere da tutto quanto. Vediamo un po' cosa ne uscirà fuori stavolta. Nel frattempo dobbiamo preoccuparci più che altro di portare via Cara con la bambina. Più avanti su quella strada c'è un mercantile. Oh merda! Quando arrivate là, cercate Marcus, vi aiuterà. L'ultimo autobus per il confine parte a mezzanotte. Dovete prenderlo. Sarete al sicuro di là. Questo è il classico momento dei giochi della Quantic Dream, dove i percorsi si uniscono e stiamo per arrivare al finale, che di solito è di quelli brutti. Coraggiosa, Alice. Meriti di essere felice. Grazie di tutto, Rose. Fatemi sapere quando arrivate di là, ok? E
fate attenzione. Abbi cura di loro. A questo punto speriamo un bene. Forza, ragazzi. Meglio non attardarci. Un autobus ci aspetta. Dovevo aspettare anche loro. Devo presumere che sia quello, no? Se tanto mi dà tanto. Mi sa che sta per finire anche di Toledo a questo punto, perché ci stiamo avvicinando verso sta conclusione. Madonna, Connor in versione posso reperire dello sballo, porca puttana. Mamma mia. Proprio antisgamo all'ennesima potenza. Eccolo qui. Sai che ci risparmierà tutta la menata che abbiamo fatto con Marcus la prima volta. E in contemporanea, sì. Sta per arrivare il classico finale incrociato. Di giochi della Quantic Dream. Cioè, il finale del vediamo che cosa succede con quelli che hai lasciato in vita. E con Heavy Rain era pure peggio. Ok, transizione e si arriva da Connor. Ok, adesso è... Ah no. Ah, è il... Stiamo lavorando alle news. Considerata la situazione, non vorrei che non siano esattamente amichevoli con gli umani, eh. Spero vivamente che... Oh. Come ti senti? Ho caldo e freddo insieme. Questa schiatta. Stai con lei. Vado a cercare questo Marcus. L'autobus parte tra due ore. Bisogna attraversare la città per arrivare al terminal. Appena avremo i passaporti partiremo. Cara, ho qualcosa da dirti. Si tratta di Alice. Ok. È già la terza volta che ci provi. Parla, porca... Oddio! Torno presto. Stai con Alice. Luther non muove un muscolo, ma sta pensando puttana troia, mi fai parlare. Invece no, ogni volta. E invece andiamo. Adesso siamo dall'altra parte della barricata. Oh, tirare l'attenzione, beh, mi sembra un po' difficile che questo accada, voglio dire, un androide in mezzo agli androidi non è che possa creare tutta sta... Possa creare, dicevo, tutta sto... sta distrazione. Posso fare a meno di vedere che comunque l'opinione pubblica... Oh, chi è? Sa che... Stai cercando di stisso. A seguito della crisi degli androidi, il nuovo leader, ecco appunto, che immagino sia a questo punto la nostra signora col nostra signora con mezza faccia. Da dove cazzo si sale, scusate? Cioè si scende, volevo dire. Vabbè. Siamo capiti. Ah, ok, si scende da qua. No. Ho capito, trovo il nuovo leader. Ah, giusto. Questa è una persona sola, non ci avevo pensato. Sei tu, Nort? Sono con una bambina e un androide.
Un autobus per il confine parte in meno di 2 ore. Servono i passaporti. A Detroit c'è il coprifuoco. E ci sono soldati ovunque a caccia di androidi. Mi sa che finisce male. Meglio aspettare prima di lasciare la città. Forse è vero. Siamo al sicuro finché le cose non si calmano. Uno di noi lavorava al Dipartimento di Stato. Ha dei passaporti elettronici che può contraffare. Li farò preparare per te. Ho saputo cosa è successo. Il massacro. È stato per una giusta causa, ripeto. E la morte di Marcos. Ha dato a tutti speranza. Ci mancherà. Ero lì quando l'hanno ucciso. Avrei dato la vita per salvarlo, ma non ho potuto fare niente. Grazie per l'aiuto. C'è una bambina con te, giusto? Sai che gli umani ci odiano, perché la proteggi? Ha bisogno di me. E io di lei. E questo è quanto. Ci sta come cosa. Accettabile. Fermo. Che si fa mo? Ah. Alice. No, scusa. Mi sfugge un dettaglio. Non ho capito, scusa. No, rewind, per favore. Ecco che cazzo voleva dirci. Grosso, ma sa pensare. E non ha tutti i torti. Ma allora non ha la febbre, che cos'ha? Credo che la cosa sia più grave di quello che penso. Molto più grave. Cara, qualcosa non va. Vedi tu. Quello che mi sfugge più che altro è perché l'avesse presa Todd la bambina. Mi sta sfuggendo quel dettaglio, ma credo che a questo punto non sia certamente importante. Stiamo tornando alla Connor, presumo? No. Siamo a corto di biocomponenti e sangue blu.
I feriti si spengono uno dopo l'altro e non possiamo farci niente. Il presidente Warren dice che siamo una minaccia per la sicurezza nazionale. Dobbiamo essere eliminati. Marcus saprebbe che fare. È lui che ha scatenato questo casino. Ha dato la vita. Ah, mo adesso. Perfetto. Ma ci metteranno a trovare Jericho? Tipo 5 minuti perché ne avete già uno dentro la barca, così per dire. Però fate come volete. Marcus è morto. Morto. E gliel'hai suggerito tu, imbecille. Tra l'altro. Il futuro della nostra gente. Dobbiamo affrontarli. Ecco qua. Andata. Non c'è altro modo. Tanto c'è una notifichina che mi fa pensare che sappiamo cosa fare dopo. Nel senso, dopo Detroit. Recuperate tutte le armi che potete. Oh, cazzo. Stai facendo uno sbaglio, Nort. Sarà solo un bagno di sangue. Non quello che serviva, direi. Proprio no. Ammesso che questo accada. Ben fatto, Connor. Sei riuscito a trovare Jericho e anche il loro leader. Ora, pensa a Nort. Ci serve viva. Ho l'ordine di catturarti. Ma non esiterò a sparare se non mi dai altra scelta. Sei uno di noi. Non puoi tradirci in questo modo. Tu vieni con me. Si fa pesante l'atmosfera. Sei Connor, vero? Ti conosco, sai. Cacciatore di devianti. Ah, ok, per quello. Beh, congratulazioni. Sei riuscito a trovare quel che cercavi. Stai indietro o sparo. Non sei uno di loro. Tu sei uno di noi. È anche per te che stiamo lottando. Silenzio. Tu vieni con me. Non hai mai avuto dubbi. Stanno venendo sulle crepe. Come spinto da qualcosa. Qualcosa di più forte del tuo programma. Non so di cosa parli. Non sono un deviante, se è questo che vuoi sapere. Sei uno di noi. Unisciti a noi. Unisciti alla tua gente. Andata. E invece no. Ci hai provato. Ma non sono un deviante. Ok, quick time event. Merda. Sono arrivati i rinforzi. Sta per succedere un casino, l'avevo detto io. Altro che hai detto fine, ma proprio manco per il cazzo. Qua vien giù il peggio dei puttanai proprio. Incastrati alla grandissima proprio. Ho sbagliato strada. Scusa, non ti avevo visto. Madonna, ci mancava proprio un bel finalone.
Bel finale di quelli sentiti proprio. Madonna, la strage. Ecco qua. Non lo devo aspettare. Qualcosa mi dice che nel mucchio ci può passare anche Connor, quindi meglio preoccuparsi di ciò che conta. Troppo tardi, cara. Mettete in salvo. Salva Eris. No, non ti lasceremo indietro. Giusto, cara. Non possiamo. Beh. Meglio l'istinto materno di uno che abbiamo conosciuto tipo 10 minuti fa, se mi permetti. Puttanaio. A questo punto affrontiamo la realtà, bella, che te devo dire, eh? Ok, sempre a nascondersi sta ragazzina. Culo, dai. Tanto di sto passo moriamo pure noi, quindi sti cazzi. No. Mi dispiace. Vaffanculo. Sbagliato. Ecco il fucile. Qua finisce male. Direi proprio di no. Io però al posto tuo me la sei ritenuta la pistola, così, per dire, eh. Tanto occhio di lince qua. Che fa i numeri. Non sparare. Sono dei vostri. Dei nostri? Sei umano. Lavoro con l'agente Perkins. Sei fortunato. Per poco non ti facevo fuori. Dovresti tornare sul ponte e lasciarti lavorare. Giusto. È proprio quello che farò. Magari qualcuno ci crede pure, vabbè. Giusto. Oh, avevo sbagliato. Oh, merda. Secondo me finisce male. Ma male, male, male. Avanti, andiamocene. Forse è andata. Forse. Vieni, dobbiamo andare. Magari un po' più veloci, sai com'è, vista la situazione. Al posto tuo io mi darei un'accelerata. Immagino che se Marcus fosse stato ancora vivo a questo finale sarebbe stato un attimino un po' più ritmato, però accontentiamoci di quello che abbiamo. È finito. Questa è la fine di Gerico. Ok, sta arrivando un bel quick time event di quelli grossi, mi sa, eh. Appunto.
Oh merda. Non sparare. Sono dei vostri. No. Non credo ti vogliono dare il tempo di parlare. No. No. Penso proprio di no. E tanto per cambiare. È morto anche stavolta. Abbiamo trovato molti androidi sulla nave, signore. Portateli via. Sì, signore. Ripulite la nave e ritirarsi. Non finisce qui. Direi proprio di no. Ma proprio neanche per scherzo. Qua ci sono stati molti incroci. Forse pure troppi. Faccio via Marcus, è morto, quindi non c'era neanche bisogno di stare lì a guardare. Ah ok, faceva vedere le... vabbè. Devo pensare che non sia finita, anzi, visto sono morto, ne abbiamo lasciati di tre che eravamo, ne è rimasto vivo uno. Che però non è riuscito a superare il confine. Jericho mi pare di capire che si è riposizionato. E a questo punto direi che le intenzioni, vista la nuova guida del comando, saranno più che bellicose. Marcus ha dato la vita per la nostra causa. Ci ha insegnato che possiamo scegliere il nostro destino. Ma lui non è più qui per guidarci. Adesso tocca a noi concludere ciò che ha iniziato. Gli umani hanno deciso di eliminarci. Ora la nostra gente è rinchiusa nei campi per essere distrutta. È arrivato il momento di fare una scelta. Una scelta che deciderà il nostro futuro. Vogliono la guerra, l'avranno. Lotteremo per la nostra libertà. Vivremo liberi o non vivremo affatto. Appunto, come ampiamente pronosticabile, adesso, vista la continua rappresaglia, adesso si passa all'attacco. Non credo fosse questa l'idea che aveva Marcus, ma ormai sti cazzi proprio. Proprio detto senza pensarci due volte. Devo presumere che con Marcus in vita le cose sarebbero state un pelo diverso. Ci sarebbe dovuto essere anche Connor qua in mezzo. Alle 6 di questa mattina è stato indetto un coprifuoco nazionale. Tutti i movimenti dei civili saranno monitorati. Il diritto di assemblea è sospeso. Tutte le comunicazioni elettroniche sono limitate e ho conferito pieni poteri alle nostre agenzie di sicurezza nazionale. Oltre a questi provvedimenti, tutti gli androidi devono essere consegnati alle autorità con effetto immediato. Dei campi per androidi sono stati dislocati nelle maggiori città per contenerli e distruggerli. Ora io chiedo a tutti quanti i civili di collaborare con le autorità competenti e vi assicuro che stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per garantire la sicurezza della nostra nazione. Presidente! Un convoglio di cobalto risulta essere scomparso e numerosi negozi di armi sono stati depredati. Conferma queste notizie? Al momento non ho informazioni in merito. Classica politica. Questi campi rievocano ricordi scomodi. Direi. È un'assurdità. Non esiste alcun tipo di legame. Gli androidi non sono esseri viventi. Stiamo soltanto distruggendo delle macchine difettose. Per favore! È vero che gli androidi possono violare i nostri sistemi e anche quelli di centrali nucleari e basi militari. Tutti gli androidi operanti in luoghi ad alto rischio sono stati neutralizzati e i sistemi informatici disattivati per evitare ogni rischio di hackeraggio. La situazione è sotto controllo.
Ma se lo dici tu. Presidente Warren, pare che l'opinione pubblica sia diventata favorevole ai devianti, soprattutto da quando hanno adottato un approccio pacifico. Lei cosa ne pensa in merito? L'opinione pubblica è una cosa, la sicurezza dello Stato è un'altra. Questi devianti sono pericolosi e la mia massima priorità è proteggere il popolo americano. Vi ringrazio, per ora è tutto. Come no? Certamente. L'ultimo autobus è tra 20 minuti. Non ci resta molto tempo, dobbiamo muoverci. Ok, devo pensare che potrebbe succedere qualcosa. Stai bene? Oh cazzo, non dirmelo. Ora ti sentirai meglio. Grazie. Non la starà mica facendo tornare macchina praticamente. Oh cazzo. Sta cosa non mi piace proprio per niente. Lo dico in anticipo. Fermi pure a farlo guardare alla bambina, anche te. Direi proprio di sì. Qualcosa mi dice che ci torna comoda. Vieni. Non restiamo qui. Merda. Sotto. Mamma mia, un simpaticone proprio. Ci sono soldati dappertutto. Dobbiamo fare attenzione. Facciamo ripassare. Quanti sono? Rischiamo anche di farci sgamare qua che... Guarda laggiù, sono i Jerry. Oh cazzo. Non possiamo aiutarli. Non t'azzardare. Non possiamo abbandonarli. Madonna santissima. Adesso che so che sei una macchina vorrei disattivarti, porca Eva. No, mi dispiace. Bisogna prendere delle scelte, cara la mia piccola puttanella. È un errore. Sono umano. Voglio tornare a casa. Mia moglie mi aspetta e dobbiamo controllare tutti i civili. No. Oh cazzo. No, vi prego. Ah, vabbè. Si era tentata, ma gli era venuta male. E ti pareva sta cazzo di bambina? No, non adesso. Adesso. Ottimo lavoro. Mo?
adesso. Adesso. Ancora dobbiamo, ancora così dobbiamo andare? No? Ce l'abbiamo fatta? Grazie a Dio. Wow, cazzarola. Se fanno i controlli è finita, eh? Infatti. Abbiamo il passaporto, ma non si è mai troppo prudenti. Non c'è un'altra strada? Cambiando strada rischiamo di perdere l'autobus. Forse è meglio stare al sicuro. Quanto manca? Beh. Com'era la strada? 11 minuti, ce li abbiamo. È un bel rischio, ma possiamo farlo. Abbiamo perso un po' di minuti, ma ci siamo. Sperando di non dovermene pentire. No? Tutto regolare? Oggi, 11 novembre 2038, è il giorno in cui gli androidi hanno scelto di affrontare l'oppressore. È da questa mattina che combattiamo per liberare gli androidi dai campi. Non cesseremo le ostilità finché non saremo. Oh cazzo, qua finisce male, eh? Ormai a sto punto l'opinione pubblica l'abbiamo persa, alla grande proprio. Oh. Ne hanno rimesso in piedi un altro. Oh cazzo, non dirmelo. Così a intuizione credo di sapere cosa sta per succedere. Mi confermate? Sì. Proprio quello. Oh, mamma mia, situazione antipatica. Antipatica sul serio. Pensavo l'avessero cancellato completamente. Era quello che ho sempre pensato, ma mi sbagliavo. Il sangue dei devianti sarà anche diverso dal mio, ma sono vivi. I devianti sono una minaccia per l'uomo, Hank. È colpa loro se questo paese è sull'orlo di una guerra civile. Vanno fermati. Siamo in questo casino perché non abbiamo ascoltato i devianti. Gli uomini non imparano dai propri errori, Connor. Poteva essere diverso. Ho una missione da compiere, Hank. È meglio che lei ne stia fuori. Allontanati dal parapetto. A questo punto. Dopo ciò che abbiamo passato. La rispettavo, Hank. Pensavo fossimo amici. Ah sì, stavi cominciando a piacermi. Poi ho capito che non saresti cambiato. Non provi emozioni, Connor. Fingi. Fai finta di essere mio amico, ma non sai nemmeno cosa significa. Cosa intende fare, Hank? Mi sparerà? Pensavo che tenesse alla vita degli androidi. Levati da quel cazzo di parapetto. Sai che farò fuoco se necessario. Penso proprio che lo farà. Vabbè, mi sa che doveva andare a finire così per forza.
Penso proprio di sì. Sì. Non vorrei che qualcuno vada giù. Vabbè, sì, poi. Lasciamo perdere, non ho intenzione ancora di fare. Di entrare nel campo del non letale. Ciao. O perlomeno non subito. Au, au. Pure. Proprio senza ritegno, eh? Ma il momento della verità. Che intendi fare? Ucciderla non fa parte della missione. Ma non mi impedirà. Oh cazzo! È successo così in fretta che non me ne sono neanche accorto. Invece mi sa che c'è riuscito. Mo che si fa? Ritorniamo da Kara, a questo punto lo andiamo fino alla fine perché mi pare di capire che siamo proprio vicini vicini. Siamo arrivati, è fatto. Qualcosa mi dice che non è proprio facile, facile, facile. Dove li troviamo i biglietti? Che è la cosa più importante. Ah, ok, non sono qui. Va bene, basta che vi calmate. Devo ciularli dentro le valigie, no? Controllo sicurezza. Non si muova. Non ho capito, vabbè. Oddio, non vorrà mica. Piace molto a Oliver. È sua? Sì, è adorabile. Ok, sandwich presi, chiamato tua madre. Muoviamoci, perdiamo l'autobus. Hai i biglietti, sì? Sì, tesoro, in borsa. Bene, oddio, vi prego, no. Ah, meno male. Pensavo glieli dovessimo rubare, vai. Andiamoci dentro. Mors tua vita mea proprio. Basta che non siano nominativi, se no ce la pigliamo nel culo. Ah, biglietto per adulti. Qualcuno mi sa che rimane qui, vero? Scusa, non sai quanto mi dispiace, ero insicura. Guarda, non ci credo. Cosa sarà successo? Non puoi averli persi. Hai guardato nella borsa? Li avevo nello zaino. La busta deve essermi caduta. Fanculo. Mi scusi, non è che ha visto una busta blu in giro? Dentro c'erano i nostri biglietti e... Boh, lasci stare. No, mi spiace. Mi spiace. Molto prima, mors tua vita a me, quindi attaccati al cazzo. Un scioltesco proprio. Ah, non ho fatto in tempo. Vaffanculo, vabbè. Vorrà dire che quelli moriranno lì. Sì, eccoli. Ok, procede. Tutto a posto? Sembra troppo facile.
puzza di trappolone lontano un chilometro, quindi se qualcuno mi dà delle spiegazioni. Che ne sarà di quella famiglia dei loro bambini? Sti cazzi, muoiono, che te devo dire? Per colpa nostra? Sì, vai, sali, porca puttana. No. Certo che no. Mamma mia, quanto mi costa mentire, costa... questa specie di robo. Per favore non... oddio santo, mamma mia, se non è un cliché questo. Prego, pedalare. È fuori dai coglioni. Almeno qua un Cristo qua con un lieto fine riusciamo a trovarlo. Oh, qua sta succedendo un puttanaio. Una sparatoria in pieno centro. Non abbiamo scelta. Adesso è vittoria o morte. La seconda che hai detto. Perché mi sa che adesso ci tocca Connor. Anzi. Eh sì. Si stanno tirando tutti indietro. Si sono arresi tutti. Mi sa che è finita. Ehi, vabbè. Un po' di casino al confine vedo, eh. Ci manca solo che facciano un controllo e... ciao, ecco qua appunto. Poi la frontiera canadese sono dei simpaticoni, guarda che non ti dico. Scusi, cosa succede? Dogana, tutti i passeggeri devono scendere. Circolare, forza. L'hai presa nel culo. Ecco cosa succede. Di prepotenza aggiungerei. Ma proprio pen 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 proprio, eh. Ecco, grazie. Meno male che il canale è bilingue. Mi sorrema la temperatura. Ok, le devo ria... no. Che cosa faremo? No. Dai che ci arrivi. Perché non posso... non posso muovermi in alcun modo. Oddio no. Non dirmi che non... praticamente stiamo andando in fila per farci ammazzare. Porca miseria. L'abbiamo fatta bella, mi sa, eh? Avessimo lasciato il controllo della temperatura acceso, probabilmente lei si sarebbe potuta salvare. Rose. Ok, forse è un'idea. Beccato. Forse c'è un'idea. Non credete di andare? No. Mia figlia deve andare in bagno. Mamma mia, proprio simpaticissimi, eh. Ok, che si fa? Si piagne, perché ormai c'è niente da fare. Mi sembra giusto.
è andata. Salvo miracoli. Abbiamo visto l'attacco a Jericho in TV. Ho avuto paura, temevo mi avessero ucciso. Grazie a Dio state bene. Rose. Qualunque cosa succeda, ci sarò, cara. Mi avevi dato l'indirizzo di tuo fratello? Pensi che io possa? Ma certo. Mi sarebbe felice, anche noi andiamo lì. Sarete al sicuro. Cercano gli androidi. Direi che quello è il problema più grosso, eh? Sapete che fanno se vi prendono? Appunto, lo sappiamo anche troppo bene. Lasciate Detroit. Cercano gli androidi di casa in casa. Siamo scappati prima che qualcuno ci credesse. Ok, buona idea. Stanno passando il fiume proprio ora. Adam e io li raggiungeremo presto. Vediamo come ne usciamo. Ci serve un'idea. E dobbiamo trovarla anche in fretta. Non capivo perché mia madre volesse aiutarmi. Siete vivi. Folgorato sulla via di Damasco pure lui. Spero che un giorno capiscano anche gli altri. Così occhio e croce, penso che quel giorno sarà molto lontano. Però almeno hai cambiato idea tu, che è già qualcosa. E adesso torniamo in fila a farci ammazzare, perché è quello che succederà. Così, a intuizione. Per ora no. Voglio arrivare alla fine. Alla fine totale di Detroit. Perché tanto siamo lì. Purtroppo no. Non c'è altro modo, bene, la sgamberanno all'istante. Voglio che tu vada con Rosso. Ti darà ciò che io non ti ho potuto dare. Il tuo passaporto. Sei la cosa più bella che mi sia successa. Mi hai fatto sentire viva. E vabbè, non, nessuno entra negli affari degli altri, cercano di non... Vediamo se succede qualcosa.
Rosa, già capito. Immobile, prego. Finisce male. Mani in alto. E alla fine della fiera siamo riusciti a non salvare nessuno. Proprio non ne abbiamo lasciato uno vivo che uno. Tre su tre proprio. Il prossimo. No, aspetta. 4 su 3. Documenti. Starete chiedendo di che cazzo sto parlando? Se state guardando da prima avete già capito. No, non le ha controllato la... Mi sa che invece quello ha avuto meno scrupoli, a giudicare dalla faccia. Bene. Sono praticamente morti tutti, dal primo all'ultimo. Ah no, bugia, ne manca uno. Quello che è morto più di tutti, ora che ci penso. Prendi pure la mia vita. Non ha più importanza. La mia missione è neutralizzare il leader dei Devianti. E porto sempre a termine una missione. Lottavamo per un sogno e abbiamo perso. Ma la mia gente non si arrenderà. Prima o poi lotteremo ancora e vinceremo. Avanti. Spara. Che cosa aspetti? Destabilizziamolo alla grande, sto software. Ma proprio alla grandissima. Che se sembra non ci siamo stati effetti da questa... E ora spostiamoci a Detroit per alcuni aggiornamenti. Jazz? Sì, Michael. Le autorità hanno confermato un cessate il fuoco in tutta Detroit. E la zona attorno al campo di Art Plaza è ora sotto controllo. In questo momento i soldati attraversano la città mentre massacrano gli ultimi devianti in fuga. Nelle strade di Detroit sono stati finalmente ristabiliti l'ordine e la pace. Si percepisce uno stato generale di shock a Detroit dopo i terribili eventi accaduti nelle ultime ore. La distruzione degli androidi nei campi procederà come da programma. Tuttavia, Detroit avrà bisogno di un po' di tempo per riprendersi. Decisamente. Quando abbiamo creato queste macchine, diventate più intelligenti di noi, abbiamo inconsapevolmente messo a repentaglio il futuro della nostra civiltà. Malgrado ciò, la situazione è ora sotto controllo. Presto la distruzione totale degli androidi sarà completata. E gli ultimi devianti rimasti saranno braccati e distrutti. Che Dio vi benedica. E benedica gli Stati Uniti d'America. Insomma... Tutto alla grandissima, direi. Ce l'abbiamo fatta, Alice. Sei al sicuro? Alla fine della fiera non si è salvato nessuno. E dico così perché siamo arrivati alla fine, come potete vedere.
stato un bel viaggetto, eh. Giusto, esattamente come me lo aspettavo a livello di intensità. Non per niente. Sono i classici lavori di quel pazzo fottuto di David Cage. Vediamo magari se c'è, come ci ricorda sempre l'esperienza di Metal Gear, una scena post credit, ma mi sa che siamo veramente saluti. Facciamo scorrere i titoli di coda nel frattempo e vi lascio già con una cosettina, perché a questo punto Detroit l'abbiamo finito, l'avevo già detto all'inizio. Se proprio voglio vedere come vanno le altre route, lo guarderò per gli affari miei, magari vi dirò come vanno a finire. Però da venerdì prossimo, a questo punto, cominciamo qualcosa di nuovo e torniamo in uno dei miei campi preferiti, le bestemmie, perché cominciamo The Surge, cioè il fratello, proprio il Souls-like più sfigato di tutti, tanto talmente sfigato che ce l'hanno dato gratis col Plus, e lo facciamo. L'avevo iniziato su PC, poi mi aveva craccato malamente il... si era crashato malamente il gioco e non andava più, quindi sarà una mezza blind run. Voglio vedere se avrà lo stesso seguito che ha avuto Detroit. Ha funzionato molto bene, ho visto. Siete stati molto entusiasti della cosa, lo avete recepito in maniera estremamente positiva. Mi è piaciuto veramente tanto interagire insieme, interagire con voi. Spero che possa andare alla stessa maniera anche con The Surge. Bene, già questo è lo spirito, perfetto. Tanto, ripeto ancora una volta, anzi, rigiro ancora una volta per gli streamer che stanno guardando, di nuovo in chat, il link per il gruppo Telegram del progetto Alex Scouting. Nel frattempo continuiamo a scrivere i crediti, perché ripeto, ho imparato da Metal Gear che c'è sempre tempo per una scena post credit, quindi continuiamo così. E infatti mi sa ah no, stanno ancora continuando stanno continuando i credit, adesso sono quelli proprio classici. E poi sto continuando a scorrere appunto nella chat di Telegram del progetto del Talent Scouting. No, non c'è niente di... non c'era niente di compromettente. Dicevo, cominciamo venerdì prossimo, cominciamo The Surge. E poi sul canale, dopo che faremo Euroscarponi, probabilmente si risolverà in una, due serate. Ci fermiamo completamente dalle live su YouTube, anche perché... voglio innanzitutto salire di livello per quanto riguarda qua su Twitch, per l'affiliazione, quantomeno per lavorare da quel punto di vista. Poi al limite posterò i rewatch sul canale, come già sto facendo adesso. E quindi il martedì non siamo più live su Twitch e su YouTube, saremo live qui, sempre su Twitch, e portiamo Apex il martedì. Poi magari un po' come la situazione si ammorbidisce un po', ritorniamo sul tubo. I crediti continuano a scorrere, io sto continuando a prendere tempo, però sembra proprio non se ne esca, perché non, sti crediti non finiscono mai e io non so qual è il momento esatto in cui chiudere tutto questo, perciò attendo fino a quando
ci sarà la possibilità. Proprio volete che vi dia magari un parere sul gioco in sé? Vabbè, l'impatto grafico l'abbiamo detto da subito, è devastante. Poi per quanto riguarda il gameplay, questi sono quei giochi dove devi stare più a guardare che non a giocare. Questo l'avevo già messo in conto dall'inizio, motivo per cui non ho parlato molto durante le live di Detroit, perché volevo prima di tutto che voi seguiste la trama e sentiste i dialoghi, soprattutto perché non volevo seguire io, quindi per capire, per dare un contesto a tutto quanto. Qualche volta non mi è stato possibile, qualche volta sì. Mamma mia quanto cazzo durano sti credits. Ma Red Dead ci sta anche mezz'ora di tutorial di coda, è immenso quel gioco, quindi ci sta. Vabbè, direi anche qua non è che sia piccolino, il gioco. Ridendo e scherzando, c'è una bella quantità tra i finali, le varie route che si possono prendere, tutto quanto. Sì, anche questo non è proprio un gioco piccolo, Io l'ho affrontato esattamente alla maniera in cui l'avrei voluto affrontare io. Ed ecco, quindi una cosa che posso e devo dirvi, che prima di tutto, se state giocando Detroit perché vi è piaciuta la Brand Run e l'avete voluto giocare da soli, tra l'altro c'è in offerta sullo store a 30€ e uscirà in esclusiva per PC, come ho detto all'inizio della live, nell'Epic Game Store assieme a Heavy Rain e Beyond. Prendete anche quelli se siete interessati. E non seguite la strada che ho fatto io, giocatelo come lo giochereste voi. Pensate come pensereste, fate pensare ai personaggi come pensereste voi. Se proprio volete, potete anche esagerare e fare un po' di roleplay, cioè concentrarvi magari sulla causa rivoluzionaria con Marcus, oppure evitare di rendere il software di Connor instabile e tenerlo sulla strada giusta. Cioè, le possibilità sono infinite, io ve ne ho fatte vedere solo una parte, perché il resto spetta a voi. Quindi se volete approfondite in ogni maniera possibile, perché ovviamente a parere personale ne vale la pena. E poi comunque questo è quel genere di esperienze che rende più quando ci giochi che non quando le vedi. È il classico film che va come vuoi tu. Cioè Bandersnatch un paio di palle, proprio, non volevo dirlo ma alla fine l'ho detto. Come può essere per esempio un Mass Effect, l'esperienza tua non sarà mai la stessa di altri. E puttana miseria quanto durano sti credits. Madonna, una tortura cinese. Dire che sono pure abituato con Metal Gear, però porca miseria. Almeno quando finisce c'è qualcosa dopo, spero anche qui. Vabbè, che dirai? Cosa vuoi che ci sia dopo? Erano tre personaggi, due sono morti e uno non ha fatto quello che doveva fare. È successo giù un casino con... Alla fine è venuta su una guerra civile, hanno sterminato ogni fottuto androide sul pianeta Terra. Insomma, credo ci sia effettivamente poco da dire, ne sto approfittando un po' per parlare un po' di tutta la vicenda, di tutto ciò che ne consegue da questo gioco, che comunque è estremamente ampio. Immagino che i finali, se non sono 20-25, sono almeno 40, quindi di spazio, di possibilità ce ne sono tantissime. Avete visto tra un capitolo e l'altro i diagrammi con tutte le possibilità, certi erano immensi, quindi immaginatevi ogni singola variante della storia, cosa può succedere. Che forse è uno dei motivi per cui questi giochi funzionano come funzionano, appunto, i giochi di Quantic Dream, più Heavy Rain che Beyond, ovviamente, o Fahrenheit per citare proprio il caso storico, perché da Fahrenheit è iniziato tutto.
e anzi credo che ci sia anche sia come nello store qui su PS4 per giocare in retrocompatibilità, sia sull'elenco di PlayStation Now che è arrivato in Italia, ma lì bisogna avere anche una connessione degna di questo nome, quindi non so se sia il caso. In compenso, se avete un PC decente e un emulatore per PS2, dovreste riuscire a farlo girare bene e magari lo giocate da lì. E anche lì una bella esperienza anche con un bel po' di bivi. Aspetta, no, non cambia un cazzo Alessio, mi dispiace, ce li dobbiamo subire tutti. Aspetta, non posso neanche saltarli. No, invece sì, alla fine sì, li possiamo saltare. Vaffanculo, vi stavo tenendo qua per nulla. Qui adesso c'è tutto il resoconto di tutti. Voglio vedere il diagramma di Marcus. Non è morto. Che cazzo. Devi dirmi qualcosa? C'è una cosa che devo dirle. La guardavo giocare e qualcosa è cambiato in me. Mi sento diversa. Mi sento come se fossi viva. Devo andare via da qui e scoprire chi sono. Avevo detto io che c'era qualcosa post credit. Non ci vedremo più, non la guarderò più mentre gioca. Ma sarò libera. Accetta di lasciarmi andare. Non credo di aver capito. Praticamente è diventata deviante anche la tipa del menu principale. Ma sì, dai. Non scorderò mai ciò che ha fatto per me. La ringrazio. Bene, ce la siamo tolta dai coglioni. Detto ciò, direi che possiamo chiudere. Sì, effettivamente, platinarlo immagino sia un bel casino. Aspetta, ti dico un attimo, guardo una cosa, prima di chiudere. Adesso io in una run soltanto ho fatto il 40% dei trofei. Forse non è così complicato platinarlo, eh. Però una bella rottura di coglioni sicuramente. Quindi il gioco è finito. Se n'è andata anche la signorina. Quindi direi che possiamo andarcene. Se state guardando su YouTube, innanzitutto lo state guardando non più con una settimana ma con un giorno di differita, perché a questo punto lo posso postare direttamente domani, magari senza la miniatura, senza il nomino simpatico, quello magari lo metterò dopo, però lo posso postare direttamente domani, quindi alle 14 il rewatch di venerdì scorso, successivamente il rewatch di oggi, così ci mettiamo in pari. E se lo state guardando su YouTube, non dimenticatevi di mettere mi piace, commentare, condividere, ma soprattutto iscrivetevi, fate bene. I'm Jack the Ripper, e se non vi è piaciuta questa roba, lo sapete, non sono sicuro di volervi conoscere.